Mi piacerebbe iniziare, sto solo aspettando il momento perfetto. Purtroppo, molti, anzi troppi di noi, aspettano un momento perfetto quando si tratta di salute, nutrizione e fitness. Ma questo approccio del tutto o niente, del tipo, se non lo faccio nel modo perfetto, allora è inutile che glielo faccia, raramente ti porta a tutto, di solito ti porta a niente. Stai aspettando il momento perfetto per iniziare un nuovo progetto? Per imparare una nuova abilità, per mangiare meglio, per allenarti di più, se è così, alcune di queste frasi potrebbero tranquillamente essere per te familiari. Quando trovo un nuovo lavoro, oppure quando sono meno impegnato, oppure quando trovo un compagno che mi aiuta nell'allenamento, oppure quando trovo l'attrezzatura corretta, quando mi sento meno in imbarazzo in palestra se ci sono delle altre persone. Quando perdo 10 kg, quando individuo la routine di allenamento giusta, quando il mio frigo è pieno degli alimenti giusti, domani, la prossima settimana, mai. L'essere umano è sempre in attesa del momento perfetto. Perché questo? Per molti è un'ottima distrazione e soprattutto giustificazione. Aiuta ad evitare la realtà ed il rischio. Per altri, perfezionismo e procrastinazione fungono invece da corazza contro potenziali situazioni di imbarazzo, critiche e fallimento. Il potrei, ma ci tiene al sicuro dal dolore. Sfortunatamente ci tiene anche alla larga dalla crescita e dall'essere chi noi sappiamo avere il potenziale di essere. Questo è il motivo per cui l'approccio tutto o niente, se non lo faccio nel modo perfetto, allora è inutile. Raramente ci fa ottenere tutto, di solito ci fa ottenere niente. Infatti, non esiste il momento perfetto e non ci sarà mai. Sicuramente ci potrebbe essere un momento nella giornata magico, nel tuo ben cammino verso il fitness ed oltre, dove l'universo si riunisce per aiutarti. E starai anche indossando la tua maglietta preferita, insieme alle tue scarpe preferite. E da quel punto parte anche la tua canzone preferita in palestra. Ed il tuo corpo è pieno di esuberanza, traspare energia. I tuoi attrezzi preferiti in palestra sono tutti liberi. Infatti la palestra oggi è addirittura vuota. E fai una serie da 10 ripetizioni come se gli angeli avessero sollevato il bilanciere al posto tuo. Ma questo momento sarà solo uno su 1 miliardo di altri momenti molto meno magici che costituiscono però la tua vita reale. Infatti stiamo parlando di un momento che dura 10 secondi. Beh, quei 10 secondi rappresentano il tuo momento perfetto e infatti costituiscono una minuscolissima parte del gran gioco della vita. Ovvio, celebra il momento perfetto quando arriva, ma credimi, non aspettarlo. Quindi prenditi i tuoi momenti, crea i tuoi momenti. Io voglio assicurarmi che tu lo sappia. Nessuno sta arrivando da te per regalarti quei momenti. Te li devi prendere, te li devi cacciare, inseguire, guadagnare, li devi rendere possibili. Devi stringere i denti ogni giorno. Questi momenti non arrivano, devi lottare costantemente. Questo ci frustra mentalmente, ovvio. Non dovrebbe essere così, pensiamo noi. I momenti degli altri sono semplicemente vanno da loro. Gli altri hanno abbastanza tempo, gli altri hanno abbastanza soldi, gli altri hanno abbastanza motivazione, gli altri hanno abbastanza informazione. La realtà è che funziona così, come ti ho spiegato in precedenza, per tutti quanti noi. Così è come funziona con i momenti. I momenti oppongono resistenza alle aspettative, così come l'acqua oppone resistenza all'olio. Comunque, il momento perfetto esiste. In realtà esiste sempre il momento perfetto. Quel momento perfetto è ora, è adesso, è qui, oggi, in questo preciso momento. È un momento prezioso in cui tu stai respirando, in questo preciso secondo. È quello che hai sempre voluto. Adesso, solo inizia. Da dove? Dall'inizio. Questo è un altro segreto. In realtà non devi lavorare per ottenere il prossimo momento. Tutto ciò che devi fare è partire, è iniziare, e da allora i momenti inizieranno ad arrivare, proprio come fanno i momenti. Ogni momento va in cima a quell'altro e prima che tu te ne accorga sarai arrivato alla tua destinazione. Ma non posso, direi tu, non posso iniziare. C'è un problema, lo vedi? Non è così. Se non riesci a partire è perché stai facendo il passo più lungo della gamba. È semplice. Non stai iniziando con l'inizio. Stai provando ad iniziare in un qualche punto immaginario più avanti che sta nel mezzo del tuo cammino per arrivare alla destinazione. Ti faccio un esempio. Supponiamo che hai scelto di iniziare a leggere un qualche articolo sulla nutrizione o sull'allenamento.
può essere un buon inizio se e solo se ti permette di muoverti verso il prossimo momento, mentre non è un buon inizio se ti tieni incollato alla sedia, davanti allo schermo, a leggere centinaia di articoli sui blog ed oggi in questo momento non prendi una singola decisione alimentare migliore rispetto a ieri. Quindi probabilmente per te iniziare non dovrebbe essere leggendo qualcosa. Diverso invece andare verso il frigo, tirare fuori delle fragole fresche e mangiarle, oppure fare una sana lista della spesa e metterle in prossimità delle tue chiavi della macchina per domani, oppure leggere il menù di un ristorante nel quale sei e scegliere per prima cosa una ricca insalatone. Partire significa agire, partire significa impegnarsi in un qualche tipo di scelta migliore rispetto a ieri. Questo è il modo in cui tu sai che è una buona partenza. Partire è quando inserisci il gettone nel flipper, non quando perdi tempo guardando tutte le possibili macchine all'interno della sala per decidere a quale flipper giocare. Partire è quando sollevi un piede e lo posizioni davanti all'altro, non quando stai lì fermo a discutere su quale strada sarebbe meglio prendere o lamentandoti che avresti dovuto scegliere un paio diverso di scarpe. Dal momento in cui qualcosa si sta muovendo, questa è la partenza. E infatti spingi sempre, abbraccia la resistenza. Tante persone che hanno appena iniziato assumono con certezza che, poiché provano resistenza in ogni cosa che tentano di fare, hanno fallito. I broccoli sono un po' amari la prima volta che li provano ed è a causa del fatto che accidentalmente li hanno stracotti che non possono più mangiare i broccoli e di conseguenza anche le verdure. Hanno dimenticato il foglio stampato degli esercizi sul tavolo della cucina, quindi non possono allenarsi quando arrivano in palestra. No, è semplicemente come ci si sente a volte. All'inizio spesso si prova questa sensazione di resistenza, almeno in partenza. Datti tempo, spingi sempre, cambierà la storia, credimi, trova supporto. Così come una roccia, per lasciare la terra, ha bisogno di una forza incredibile che spinga contro la forza di gravità, ciò che stai per intraprendere ha bisogno di una spinta, senza ombra di dubbio. Per far muovere un trenino, pensaci, è necessaria un'ingegneria estrema. Possiamo iniziare, possiamo stare in movimento, per conto nostro, ma di sicuro, quando qualcuno ci aiuta, questo ci dà una spinta. Qualcuno che ci possa chiamare ed allontanare dalla nostra, ad esempio, procrastinazione e voglia di perfezione. Qualcuno che ci toglie continuamente dalla nostra mentalità del tutto o niente con continui promemoria. Qualcuno che ci dia la spinta necessaria per farci muovere fino a quando l'inerzia sarà sufficiente per far sì che tu possa continuare a muoverti da solo lungo il cammino. Questo è l'obiettivo, ma all'inizio, come sempre, dobbiamo partire. Quindi, che cosa fare dopo? Concludendo, se costantemente aspetti per il momento perfetto, questi consigli ti potrebbero aiutare. Rivisita le tue aspettative. Riconosci che non esiste il momento perfetto e mai esisterà. Ricavati il tuo tempo, anche se questo è imperfetto. Nessuno ti darà indietro il tempo. Hai bisogno di andartelo a prendere con tenacia. Semplicemente inizia. Trova la cosa più piccola possibile che possa già farti iniziare ora, nei primi 5 minuti, e falla. Inizia, qualsiasi cosa sia. L'azione è una presa di posizione in favore di una vita più in salute ed in forma. Agisci ora, agisci spesso. Devi solo passare attraverso questo momento. Il momento della partenza sarà il più duro, questo è garantito. Fortunatamente durerà poco. Aspettati resistenza, è normale. Passaci attraverso. Resistenza non significa che questo non funzionerà, significa solo che hai iniziato. Fatti aiutare, che sia un amico oppure un familiare, un compagno di allenamento, un compagno d'avventura, un coach. Trova qualcuno che mantenga vivo in te il fuoco che arde fino a che non sarai in grado di volare da solo.